Nella mia infanzia non ricordo i giocattoli, che pure c'erano, ma insomma, sono cresciuto dentro la stanza dei libri di mio padre. Allora, quella materia intorno mi è sempre stata affezionata, mi è piaciuto leggere. Mio padre era figlio di una americana che si chiamava Hammond, Ruby Hammond, e venne in Italia all'inizio del secolo scorso. Sposò un napoletano e mise dei nomi inglesi ai suoi figli. E io porto il nome di uno zio che si chiamava appunto così, Harry, con le H-A-R-R. Ma quando è passato a me questo nome, io l'ho semplificato ai minimi termini con cui si pronuncia in italiano. Quindi sono Harry per questo. Mio padre era figlio di questa americana e dei suoi fratelli. Lui era quello che più era affezionato a questa origine americana. Ha pensato tutta la vita, insomma, di provare a venire a stare qua. Quando era giovane lui c'era la guerra e l'Italia era nemica degli americani. E allora lui si medicava questa distanza, questa impossibilità con la letteratura. È stato sempre un lettore appassionato, accanito, affamato di libri, molto più di me. E quando è capitato dopo la guerra, nel 51, finalmente ottenne un visto per venire qui. Allora lui venne, 60 anni fa, cioè proprio la quantità di tempo di cui è formata la mia vita. Venne qui e per un visto di 9 mesi, guadagnò anche parecchio qui perché cominciò un importo di prodotti alimentari italiani nel 51. Avrebbe fatto una fortuna. Ma mia madre non volle seguirlo e lui aveva questo marmocchio, cioè io appena nato in Italia. Fece scadere tutti quei 9 mesi e l'ultimo giorno ritornò indietro e rinunciò all'America, se la è conservata nei libri. Ed ecco che tocca, a distanza di così tanto tempo, per me rimettere piede nel suo posto ideale, nel suo posto dei sogni. Si eredita quello che un genitore non è riuscito a fare. Si eredita il debito, più che il credito, più che i beni di fortuna. Si è figli dei propri genitori quando si compiono le cose lasciate incompiute, non realizzate, i sogni non avverati dei genitori. Ecco, nel caso di mio padre, ecco, lui era un grande lettore, aveva anche un po' di gusto a scrivere, io sono diventato scrittore. Lui era soldato nel corpo degli alpini, io sono diventato alpinista, scalatore. Dunque, sì, ecco, oggi mi sento di completare un altro tassellino di questa eredità del debito. No, mia madre mi ha sempre, nei molti ultimi anni della sua vita senza mio padre, ha vissuto con me e allora era lì a casa che aspettava. Che mi aspettava, aspettava i miei ritorni. E ogni ritorno, anche se stavo fuori solo 2 giorni, era apparecchiata la parmigiana di melanzane. Parmigiana di melanzane era sempre all'arrivo, era l'arrivo, il richiamo dell'arrivo. Un po' la facevo anch'io quando stavo a casa. E adesso che non c'è più, mia madre non l'ho più mangiata, non me la sono più procurata, perché penso che il lutto si sconta a tavola e non al cimitero. Io sono stato un muratore per quasi 20 anni, dunque le materie costruttive un po' le conosco, ma molto mi sono passate tra le mani. E il tufo è la materia prima di Napoli. È fatto in maniera porosa, è piena di aria. Mentre i muri servono per separare, il tufo non ce la fa a separare, a fare questa funzione. I nostri muri separatori non separano un accidente. Si può sentire quello che succede dall'altra parte, dei muri. Al di sopra del soffitto, sotto i piedi, nelle case di fronte, in fondo al vicolo, nel cortile. Napoli, poi, che è una città acustica, si fa sentire. E il tufo, però, somiglia anche a Napoli in questo, che l'intonaco non tiene sul tufo. L'intonaco se ne cade, prima o poi viene scrostato via dal tufo, che è una pietra ribelle. E così sono stati i poteri che si sono appiccicati sopra il tufo di Napoli. Presto o tardi si sono sgretolati, si sono sbriciolati.
Perciò Napoli è una città che non ha un gran rispetto nei confronti dei poteri costituiti, sa che sono friabili. La sua natura è una natura di indipendenza, anarchica. Ha bisogno di un re però solo la domenica, di un re per la festa, che amministri la festa. Certamente so che New York e Napoli sono sullo stesso parallelo, ma con climi completamente opposti e anche esposizioni opposte. Questo litorale guarda verso est, mentre noi vediamo il sole che affonda nel mare a ovest. Siamo dirimpettai. In mezzo ci sta un sacco d'acqua, qualche terra e una quantità enorme di acqua salata. La storia proviene dalla geografia, dipende dalla geografia. La nostra di passerella, di ponte in mezzo al Mediterraneo è particolarmente soggetta a questa sua esposizione. Noi abbiamo ricevuto tutti i popoli possibili, tutti i popoli della riviera mediterranea, sono passati da noi e ci hanno rimescolato il sangue. E poi, siccome non bastavano questi, abbiamo importato sangue anche dal nord, dal tempo dei barbari, goti, visigoti, ostrogoti, unni, poi sono venuti i normanni, i tedeschi, insomma gli austriaci. Napoli ha avuto anche una dominazione austriaca, non ci siamo privati di nessun contributo dal punto di vista non solo della cultura, ma del miscuglio del nostro sangue. Beh, qui a New York so che c'è il Palazzo delle Nazioni Unite, ma qui le Nazioni Unite si incontrano al piano terra della strada. Qui sono quelle le Nazioni Unite e sono persone che si sono sistemate qua, fianco a fianco, senza troppi attriti. All'inizio questa è la storia di New York, come la conosco io, è una storia di attriti tra etnie, tra gruppi che si contendevano, gruppi etnici che si contendevano il territorio, se lo spartivano. E gli italiani sono stati molto, molto bastonati. In certi periodi anche al di sotto erano considerati anche meno dei negri. Dunque qui ci sono stati attriti che oggi però sono diventati mescola, sono diventati mastice. Colla che tiene insieme questa umanità che qui è di passaggio, insomma. In genere nessuno sa cosa succede il giorno prima della felicità. È difficile prenotarsi un appuntamento del genere. E però in questa storia succede due volte, un giorno prima della felicità, uno durante è un giorno prima della felicità pubblica, perché riguarda l'insurrezione di Napoli contro l'occupazione tedesca. Gli americani non sono ancora entrati, stanno tergiversando fuori dalla città. Napoli esplode di collera nei confronti dei tedeschi e in 4 giorni la butta fuori. E allora c'è un racconto, il terzo giorno della insurrezione, tra due persone che sanno che quello è il giorno prima della felicità e sperano di arrivare a vederlo. E poi invece nel caso c'è anche un piccolo giorno prima della felicità privato di un ragazzo che finalmente incontra la figura femminile della sua rimasta conficcata fin dalla sua infanzia, la incontra e ha un appuntamento con questa ragazza e sa che il giorno prima di quell'appuntamento è il giorno prima della felicità. Comunque in quel giorno prima della felicità lui si rompe il naso. Tutte le mie storie provengono dalla vita svolta, non invento un accidente, non mi dispiace, come se avessi, non mi sentissi autorizzato a inventare. Io non posso parlare di scelta per quello che mi è capitato nel corso dell'esistenza. Mi sono trovato di fronte a delle cose che mi hanno fatto rispondere in quel modo. Però i libri, e ho avuto la fortuna di averli intorno fin da bambino. Nella mia infanzia non ricordo i giocattoli, che pure c'erano, ma insomma, se penso a un trenino elettrico, beh sì, ci poteva essere anche un trenino elettrico, ma non me lo ricordo affatto, un soldatino. Ci dovevano essere, certo, ci saranno stati, me li avranno pure regalati, credo. Questa miniatura dell'oggetto serve appunto al bambino a sentirsi gigante, mentre è un nanerottolo, sempre nei confronti degli adulti. È una rivalsa.
un gioco a fare lui il gigante di qualcos'altro. Ma con i libri non è possibile questo. Un ragazzino che legge dei libri non si trova a fare il gigante dentro i libri, si trova a fare ancora, a ridurre ancora di più la propria statura. È ancora minuscolo nei confronti di quelle storie, di quelle avventure, che capisce e non capisce, per esempio, insomma, la parola amore. Che sarà mai questo ingrediente per il quale gli adulti si dannano in questo modo? Sembra un ingrediente fra i tanti, insomma, come ci sta bene dentro una storia, un viaggio o un naufragio o una spiaggia su un'isola. Ecco, c'entra pure l'amore. L'amore era una cosa misteriosa per me. Ecco, se uno decide che tutta la sua vita può essere messa dentro quel cesto della scrittura, stretto, dentro quell'alloggio compresso di parole, se decide che questa è la sua unica forma di trasmissione della sua esperienza, allora troverà la sua lingua e la sua strada. Altrimenti, se è un tentativo, se è semplicemente una delle varie forme artistiche nella quale verso che vuole assaggiare, non si aspetti granché da questa attività.